Benvenuti a tutti e siamo alla presentazione del quarto ronde rally di Sperlonga e ringrazio della presenza a tutti gli ospiti e quest'anno ci accingiamo a questa bellissima avventura e abbiamo qui presente anche le persone che collaborano con noi come il vice sindaco della città di Sperlonga Francesco Faiola, il responsabile della collaborazione con Sperlonga Turismo, dottor Franceschi Luigi, Mauro Rotunno, valente collaboratore e socio della Sperlonga e il presidente fondatore Leone La Rocca, che è anche presidente della Sperlonga Turismo, che ci dà una grossa mano in questa attività. Un saluto dalle persone qui presenti. Bene, innanzitutto grazie, siamo a questa iniziativa che ormai è diventata nel cuore di tutti la festa di Sperlonga, la festa di fine anno, quindi il rally come coronamento a un bel evento, ma la cosa più importante è che noi organizziamo da tempo questo rally perché spinti dal cuore, spinti da forti emozioni che ci hanno portato a riguardare il tutto e fare in modo che questo rally sia diventato oggi, detto dalle attività di stampa, il più bel rally della provincia di Latina e oltre. Quindi io a questo punto partirei i lavori e prego il nostro addetto stampa Simone Di Biasio che farà le dovute interviste. Allora, volevo chiedere, dicevi appunto è una insolita tradizione entrata nel cuore della gente ma soprattutto degli appassionati di rally. Qual è il segreto soprattutto in un momento come questo in cui il motorsport è abbastanza in crisi come settore, come lo portate avanti? Bene, come portare avanti? La fortuna in tutto questo è che il cuore ce lo mettono anche gli sponsor, queste persone che al di là della passione hanno sposato la nostra causa e quindi questo lo dico anche come presidente del turismo di Sperlonga Turismo perché è una festa di fine anno, la festa più bella dell'anno perché poi
capita proprio prima di Natale, e a Natale è un moto comune tra piloti, tra associazioni e fra scuderie, avere questo rito di incontrarci e farci gli auguri, motoristicamente parlando. Bene, un'altra domanda per favore. Una gara questa del 2012 che ha più o meno lo stesso format delle precedenti edizioni. Potresti descriverci intanto il teatro dell'evento, proprio la parte speciale della gara? Sì, allora il rally si svolgerà sul classico tracciato della Magliana, che è la strada panoramica che ci porta da Sperlonga a Itri, un pezzo di strada glorioso, famoso in tutta Italia nel mondo dei rally, perché teatro già di altre gare negli anni 80, poi negli anni 90, un pezzo di strada che ci invidiano altri rally, e noi lo sfruttiamo appieno. Partiamo proprio dal cuore di Sperlonga, dalla parte bassa, dove abbiamo un tracciato abbastanza impegnativo, dove il primo chilometro è abbastanza stretto e disconnesso, per poi portarci su un percorso più largo, ampio e abbastanza veloce. Non so chi di voi voglia rispondere alla prossima, cioè quella relativa al fatto che si tratta di una manifestazione che ormai abbraccia un po' tutto il territorio, e infatti quest'anno c'è la novità di Fondi che è inserita in qualche modo nel circuito, diciamo. Forse Quirino può rispondere meglio come presidente. Fondi è un passaggio importante in questa manifestazione, perché grazie a Fondi abbiamo il supporto di molti sponsor. Essendo una manifestazione che abbraccia i tre comuni, quindi avevamo pensato giusto che non ci fosse un solo transito su Fondi, ma ogni comune abbia un ruolo rilevante nel rally. E farlo a Fondi, dove è stata ubicata la location, penso sia una cosa molto bella e strategicamente anche positiva per noi, in quanto ci dà un'immagine ancora più bella di tutto il rally. E verrà fatto in Corso Italia davanti al castello, dove ci sarà un parco riordino che movimenterà tutta la situazione su Fondi, e quindi ci aspettiamo anche lì un grosso caloroso abbraccio dal pubblico. Grazie. E la prossima domanda riguarda l'aspetto promozionale, anche il fatto che si tratti di una festa, definita così, ma di festa ci sarà spazio, festa vera e propria, perché credo che venerdì sera si accenderanno i motori per una festa. Rispondo io, se parliamo di promozione. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie agli organizzatori di avermi invitato alla presentazione del quarto rally ronde di Sperlonga. Per noi è una vetrina importante, per Sperlonga nel suo complesso, perché attrae flussi di visitatori da non solo zone limitrofe, ma da quello che mi risulta dai dati in mio possesso, dalle intere regioni limitrofe, cioè la regione Campania e anche da altre regioni, oltre alla partecipazione che abbiamo visto negli anni passati di team importanti venendo dal nord Italia e dal sud Italia. Quindi Sperlonga si fa trovare pronta a questo quarto evento del Rally Ronde di Sperlonga nel migliore dei modi. A completamento della domanda, della considerazione, ringrazio naturalmente per la grande attività di Sperlonga nel supportare questo rally, il nuovo format di Sperlonga Turismo nel supportare e coordinare tutti gli eventi, ci vede impegnati nel rally proprio per dare direi un weekend lungo, cioè dal giovedì alla domenica, quindi di dare una internazionalizzazione per i prossimi anni che permetterà di vivere tutta la settimana legata all'attività del rally, e questo è quanto ci auguriamo quest'anno nel fare i primi passi verso questo obiettivo importante, verso questa sfida che ci vede nei prossimi anni di lanciare Sperlonga Natale con il rally, con un programma settimanale. Dunque, la star dello scorso anno fu Renato Travaglia. Quest'anno chi potrà esserci di nomi del firmamento realistico italiano?
Diciamo che Asperlonga è un rally abbastanza ambito anche da piloti di fama nazionale e internazionale. In 4 anni siamo riusciti a renderci tra virgolette famosi anche all'estero. Abbiamo diverse partecipazioni di piloti esteri e dei più forti, tra alcuni dei piloti più forti italiani. Sono previste delle partecipazioni di piloti del campionato assoluto italiano di rilievo. A livello di nomi stiamo lavorando su più fronti, quindi speriamo di portare non un solo nome, ma almeno 3-4 big a livello italiano ed anche internazionale. Stiamo lavorando proprio per questo in queste ore, per dare una sorpresa al pubblico. Abbiamo una bella sorpresa, ma questo famoso non vuole essere così famoso da dircelo adesso. Vorrà essere scoperto 2 giorni prima del rally. Voi avete fatto della comunicazione un'arma in più. Quest'anno è ancora una volta una delle chiavi dell'organizzazione, ma soprattutto siete scesi in campo, tra virgolette, anche con i social network e siete presenti. La gara è diventata social, come ha detto anche il vostro addetto stampa del rally Bugelli. Beh, innanzitutto ecco, parliamo di Web 3.0, quindi anche questo è tutto mirato al national, quindi alla cosa più importante che in questo momento è proprio il network più visivo e più immediato. Quindi dobbiamo ringraziare anche il nostro grafico, il signor Domenico Fasano, che ci ha fatto il restyling del nostro sito, e con l'immediatezza di questo sito abbiamo l'opportunità con questi social network di avere l'immediatezza proprio in tempo reale, quindi cosa importantissima, ma tutto che gira intorno alla multimedialità. Quindi anche nel circuito di Sperlonga Turismo verrà nelle TV che noi abbiamo installato presso Cortina d'Ampezzo, girerà in tempo reale il nostro sito del rally di Sperlonga. E quindi cosa fondamentale è che io non tralascerei, perché è fondamentale per noi come stimolo di questo rally, un passaggio importante ai nostri memorial. Parlo di Gianluca Mitrano, un ragazzo a cui io ero attaccato fondamentalmente, un ragazzo che viveva con noi tutte le emozioni, viveva con noi la quotidianità motoristica. Forse è venuto proprio a mancare uno dei più promettenti piloti su Sperlongani, e Marco Rotunno, che è stato l'artefice del nostro rally nei tempi degli anni 80. Quindi è questo lo stimolo, e con questo non dobbiamo mai tralasciarlo, perché questa è proprio la nostra linfa per poter proseguire questo percorso. E spero qui figlio di Marco e nonché il fratello di Marco siano per me il bollo per una vita. Sì, c'è un po' di emozione, quindi ero senza parole. Diciamo che ormai sono 4 anni che Marco, papà, e Gianluca, che era un amico con cui abbiamo condiviso diverse avventure scolastiche ed extra, ci sono venuti a mancare, ed erano proprio due grandi appassionati di motore. L'avevano proprio nel cuore e ci danno anche loro un po' la forza per creare il rally e andare avanti. Io sono sicuro che da lassù ci aiutano, perché i risultati del rally contro ogni aspettativa sono molto molto positive. Siamo saliti sempre di più di livello negli anni e cerchiamo di fare sempre meglio. Un'ultima domanda la vorrei fare sul tipo di gara, cioè, possiamo pensare che questo rally cresca di livello e abbandoni la tipologia delle ronde?
credo, se posso rispondere così. Come no. Io su questo tema mi sono confrontato molte volte con vari organizzatori e questa richiesta è venuta anche dalle istituzioni sportive di poter portare questo rally a un'ufficialità di gara. Noi per nostra scelta abbiamo deciso che questo qui, oltre che un rally, è una festa e deve rimanere tale così. E secondo me, dai riscontri che abbiamo, dai dati ufficiali, è una delle più belle feste rallistiche che ci sono in Italia. Portarla a un livello di classifiche, di punteggi, a livello di campionati, significa soltanto svilire questa manifestazione, in quanto ha bisogno di determinati requisiti dove si fa rally, non si parla più di feste o di queste cose che noi ci teniamo tanto come i memorial e altre cose. Quindi il brand è la festa e non solamente il rally. E Sperlonga Turismo vuole dare un'impronta importante per prolungare la festa a tutta la settimana. Io volevo concludere, se mi è permesso, di ringraziare in modo particolare i piloti che vengono a correre da noi. Vengono con un sorriso e uno spirito che in altre manifestazioni realistiche che io ho frequentato e di tanto in tanto, quando ho la possibilità, le vado a frequentare, vedo che non c'è. Da noi c'è questo sorriso, vengono volentieri, e non sto parlando dei grandi big come hai chiamato tu, ma io sto ringraziando anche chi viene anche con la 500 preparata. E forse partiremo casa. Proprio di là, Presidente, no? Sì. Partiremo proprio dalla 500, è da lì che è il pilota che conta per che fa la festa. E quindi questo ringraziamento va proprio a queste persone che ci permettono, grazie a loro, di poter fare questo evento. E ringrazio la stampa tutta intervenuta, ringrazio anche i spettatori. E ringrazio Pino Mitrano. Pino, stai con noi. Con noi. Sempre. Grazie. Grazie a tutti.